Vediamo l'esercizio numero 19, esercizio simil verifica, che è composto da una parte più semplice e una seconda parte più complessa. Tutto quello che io dico a parole nello svolgimento dell'esercizio è il ragionamento visibile che voi dovete scrivere sul foglio. Quindi dovete fare, lo sapete, una specie di tema in cui spiegate tutte le cose che io dico a voce adesso e in mezzo a questa spiegazione dovete inserire formule, calcoli e anche i disegni che piano piano andremo a vedere. C'è questo mattone di 1,5 kg, quest'altro mattoncino da 300 grammi, il coefficiente d'attrito statico tra blocco e piano 0,65 e il mattone viene tenuto premuto in basso con 4 newton da una forza esterna, siamo noi che premiamo con la mano. C'è da analizzare, calcolare e disegnare tutte le forze di questa figura 1 e dimostrare che il sistema rimane fermo perché è trattenuto dall'attrito. Cominciamo dall'analisi delle forze, c'è la forza esterna, abbiamo detto, la facciamo noi, ma verso il basso c'è anche la forza peso, cioè la forza di gravità che la Terra fa sul mattone e lo attrae verso il basso. È disegnata in questa figura, vediamo la forza peso e la forza esterna che entrambe sono applicate nel centro del mattone e entrambe lo tirano verso il basso. Ripetiamo che la forza peso la fa la Terra, mentre invece la forza esterna la facciamo noi che premiamo da sopra contro il mattone. Cominciamo a calcolare la forza peso, m per g, poi sostituiamo i valori con le unità di misura dell'accelerazione di gravità, newton su chilogrammo. E il risultato è 14,7 newton. Poi c'è anche una forza verso sinistra che tira il mattone attraverso questa corda. Infatti, la Terra agisce con la sua forza di gravità su questo pesetto MA. Questo è il peso, la forza peso di A, e attraverso la corda e la carrucola questa forza peso viene applicata sul mattone. Quindi si trasferisce sul mattone, infatti sappiamo che corde e carrucole hanno l'obiettivo di spostare il punto d'applicazione delle forze, quindi questa forza peso di A non è applicata più sul mattoncino, ma viene trasferita sul mattone e viene anche cambiata la sua direzione, da forza verticale diventa una forza orizzontale. Calcoliamo il valore di questa forza peso di A, si fa uguale a come prima abbiamo calcolato la forza peso del mattone, MA per G. I valori numerici, 9,8 posso anche scrivere metri al secondo quadrato anziché newton su chilo, è la stessa cosa, il risultato è 2,94 newton, quindi abbiamo 2,94 newton che tirano il blocco centrale verso sinistra. Poi naturalmente c'è la forza di attrito statico, perché come al solito l'attrito statico nasce per impedire, per contrastare il movimento degli oggetti, come gli studenti contrasta sempre. Quindi, siccome il mattone tenderebbe a muoversi verso sinistra, tirato da questa forza da 2,94 newton, l'attrito nasce per contrastare, quindi verso destra. Calcoliamo allora il massimo valore che può esercitare l'attrito con la solita formula Ks per forza normale. Il coefficiente d'attrito statico lo conosciamo, dipende dalle superfici, vale 0,65. La forza normale invece la dobbiamo calcolare adesso. Per definizione, la forza normale è quella forza che preme il mattone contro il piano. In questo caso, le forze che premono il mattone contro il piano sono due. C'è la forza peso, ma c'è anche questa forza esterna da 4 newton che esercitiamo noi con la mano. Quindi la forza normale è la somma delle due, è 18,7 newton, come è indicato in questa formula. La forza normale in questo esempio, in questo esercizio, è la somma della forza peso e della forza esterna di queste due forze e infatti questi 18,7 newton rappresentano la forza complessiva con cui il mattone è premuto e schiacciato da queste due forze contro il piano. Quindi andiamo a sostituire 18,7 newton alla forza normale nella formula dell'attrito e scopriamo che il massimo attrito statico possibile è circa 12,2 newton. L'attrito può quindi raggiungere questo valore, 12,2 newton, ma non è necessario che raggiunga questo valore, infatti basterà all'attrito contrastare 2,94 newton, quindi farà soltanto 2,94 newton, cioè come gli studenti fa sempre il minimo indispensabile per tener fermo il mattone. Nel disegno ho messo questi due simboli per indicare che l'attrito fa esattamente quanto fa
quanto basta, cioè 2,94 newton. E non ho scritto forza attrito statico massima, ho scritto forza attrito statico e basta, perché non è il massimo valore, ma è il valore minimo che è sufficiente. Inoltre c'è un'ultima forza sul mattone, che è la forza vincolare che fa il piano. Infatti la forza vincolare nasce sempre perché il piano non si vuole far sfondare, e quindi nasce sempre uguale e opposta alla forza normale, che invece vorrebbe sfondare il piano. Quindi siccome la forza normale è 18,7 newton, il piano reagisce con una forza vincolare in verso opposto da 18,7 newton. In conclusione, fino a qui, prima parte del problema, il sistema resta fermo perché l'attrito statico riesce a fare questi 2,94 newton, questi qua, per contrastare la forza che tira a sinistra. Ci riesce perché al massimo poteva arrivare fino a 12,2 newton, quindi 2,94 ce la fa a farli. Ora passiamo alla seconda parte, e dove per lasciar scivolare il blocco a sinistra lo dobbiamo alleggerire tirandolo su con una molla. Vediamo che il mattone inizia a scivolare quando la molla si allunga di 3 cm. C'è da calcolare la costante elastica della molla. Allora, innanzitutto c'è da capire che la molla non tirerà su il mattone fino a farlo staccare dal piano. Il mattone rimarrà comunque a contatto col piano. Il motivo per cui il mattone inizierà a scivolare verso sinistra è che l'attrito, cioè la forza d'attrito che nasceva verso destra, è proporzionale alla forza normale, cioè è proporzionale a quanto il mattone è tenuto schiacciato contro il piano. Se noi riduciamo questo schiacciamento, anche la forza d'attrito si indebolisce. Quindi, riducendo lo schiacciamento del mattone, grazie alla molla che un pochino lo alleggerisce, la forza d'attrito diventerà più debole e non sarà più in grado di contrastare la forza che lo tira a sinistra. È scritto qua: con una minore forza normale, cioè con un minore schiacciamento del mattone contro il piano, anche l'attrito sarà minore. Ho messo gli apici per indicare che i valori sono cambiati. La forza normale sarà minore con la presenza della molla, cioè il mattone sarà schiacciato di meno contro il piano. L'attrito di conseguenza sarà minore. Quando questo attrito, questa forza d'attrito massima, scenderà sotto ai 2,94 newton, allora l'attrito non sarà più in grado di tenere fermo il mattone. Quindi noi alleggeriamo questo mattone con la molla in modo da ridurre la forza d'attrito. Quando la forza d'attrito scenderà sotto a questo valore, che è il valore della forza che tira il mattone a sinistra, allora non sarà più in grado l'attrito di tenerlo fermo il mattone. Non sarà più in grado di fare questi 2,94 newton, farà di meno, e quindi il mattone inizierà a muoversi. Ora ragioniamo sul caso limite, cioè esattamente 2,94 newton. Allora, quando è che la forza d'attrito statica massima raggiunge, cioè diminuisce fino al valore 2,94 newton? Quindi non sto dicendo minore di, sto facendo il caso proprio limite. Voglio che la forza d'attrito statica massima si riduca da un 12,2 newton che era fino soltanto a 2,94 newton. Quindi riscrivo la formula della forza d'attrito e mi calcolo quale deve essere la nuova forza normale. Con la formula inversa, la nuova forza normale è 2,94 newton diviso 0,65. Quindi la forza normale deve ridursi da 18,7 newton che era prima a soltanto 4,52 newton. È scritto qua: la forza normale prima era 18,7 newton, adesso deve ridursi soltanto a 4,5 newton. Come mai questa forza normale si è ridotta? Si è ridotta per la presenza della forza elastica che ha, tra virgolette, alleggerito il mattone, cioè ha ridotto lo schiacciamento del mattone contro il piano. Quindi, se la forza normale si è ridotta di tutti questi newton, è colpa della forza elastica. La forza elastica è la differenza fra questi due valori. È scritto anche qua con le formule: la nuova forza normale è la vecchia forza normale meno la forza elastica, perché la forza elastica, essendo rivolta verso l'alto, va ad alleggerire lo schiacciamento del mattone contro il piano. Del resto si capisce anche dal disegno che la forza normale nuova è la somma di queste due che premono
l'oggetto contro il piano, meno la forza elastica che cerca di alleggerirlo. Quindi noi abbiamo tre forze verticali sul mattone adesso, che sono la forza con cui premiamo noi con la mano, la forza peso con cui la terra tira giù il mattone e la forza elastica della molla. E quindi la forza normale nuova viene fuori dal bilancio di queste tre forze. Quindi queste due si sommano perché sono rivolte in basso, Fp più F esterna, meno la forza elastica che è rivolta in alto e va ad alleggerire. Qui ho scritto anche che la nuova forza normale, come dicevo prima, è minore della vecchia forza normale. Lo vediamo anche qui. La nuova, questa è la vecchia, 18,7 N, la nuova è minore. E è proprio perché è minore che l'attrito adesso non è più in grado di trattenere fermo il mattone, perché è diminuito lo schiacciamento dell'oggetto contro il piano. Dunque dicevamo che chi è responsabile di questa diminuzione di forza normale è la forza elastica. Quindi se prima la forza normale era questo valore, adesso è quest'altro, è colpa della forza elastica che tira verso l'alto con 14,2 N praticamente, la differenza tra questi due valori. Ci si può arrivare, come abbiamo fatto adesso, a mente, ma si può anche ricavare con la formula. Infatti abbiamo visto prima questa formula, che la nuova forza normale è minore della precedente perché è diminuita della forza elastica. Con la formula inversa uno trova la forza elastica facendo forza normale meno la forza normale nuova. Quindi 18,7 meno, questo è un 4,52, e quindi sono 14,2 N, lo stesso valore che ho trovato qui. Qui l'ho trovato in modo intuitivo, perché è la forza elastica la responsabile, è la molla la responsabile di questa diminuzione di forza normale, e qui invece con le formule. Qui nel disegno vediamo la nuova situazione in cui la forza normale, a differenza di prima, è calata a soli 4,52 N. Anche la forza vincolare a questo punto cala, perché il piano, grazie alla presenza della molla che alleggerisce, non deve più contrastare 18,7 N, potrà contrastare solo 4,52 N. Poi vediamo anche che l'attrito statico al massimo adesso vale 2,94 N, è colpa della forza normale ridotta. Siccome è stata ridotta questo valore così basso, da 18,7 N è stata ridotta a 4,52 N, allora anche l'attrito si è ridotto, perché l'oggetto è premuto di meno contro il piano. Quindi l'attrito pure è sceso da 12,2 N a 2,94. E quindi questa è la situazione in cui il mattone inizia a scivolare, perché è proprio lì, in quanto l'attrito è al massimo e riesce per miracolo ancora a malapena a trattenere fermo il mattone che è tirato con 2,94 N a sinistra. Tornando alla forza elastica, abbiamo appena calcolato che vale 14,2 N in pratica. Ma la forza elastica, per la legge di Hooke, è data da questa formula, e noi dobbiamo trovare la costante elastica, quindi facciamo la formula inversa. Sappiamo che l'allungamento è 3 cm, sappiamo che la forza elastica sono 14,18 N, perché l'abbiamo appena calcolata qui, e quindi scopriamo che questa costante elastica, KE, vale 4,73 N al centimetro. Ora togliamo di mezzo tutte le cifre in più, in quanto alcuni dati avevano due cifre sole, tipo 4,0 era la forza esterna. Quindi non possiamo dare un risultato con tre cifre se i dati meno precisi ne hanno due sole. Dobbiamo dare il risultato con due cifre, quindi 4,7 N al centimetro. E anche tutte le altre forze le dobbiamo riscrivere con meno cifre, per esempio utilizzando in questo caso una sola cifra decimale. Perciò questa è la forza esterna da 4,0 N, questa è la forza peso da 14,7 N, questa è la forza elastica da 14,2 N, la nuova forza vincolare da 4,5 N, che serve infatti ad impedire che il piano si sfondi. Poi abbiamo l'attrito, come abbiamo visto prima, al massimo 2,9 N, approssimiamo con una cifra decimale, e la forza peso del pesetto 2,9 N anche lei. Quindi, riassumiamo questa seconda parte che è più complicata. Con la molla tiriamo un pochino su senza sollevare il mattone per ridurre l'attrito, la forza d'attrito. Infatti, se noi per ridurre la forza d'attrito e far scivolare il mattone, dobbiamo ridurre la forza normale, cioè dobbiamo ridurre la forza che schiaccia
questo mattone contro il piano. Perciò lo dobbiamo un pochettino alleggerire. Affinché il mattone si muova, questo attrito deve scendere sotto a 2,94 N e quindi richiediamo che la forza d'attrito al massimo possa essere 2,94 N. Da qui ricaviamo la nuova forza normale, che deve essere minore della precedente. Ora deve essere 4,5 N, prima era 18,7 N. Ma se la forza normale è scesa da questo valore a quest'altro più basso, vuol dire che è intervenuta la forza elastica, è la molla che ha fatto scendere questa forza normale. Quindi la forza elastica della molla è la differenza tra questi due valori, è 14,2 N. Poi invertiamo la legge di Hooke, la forza elastica la sappiamo, l'allungamento pure, troviamo quant'è la costante elastica della molla, sono 4,7 N al centimetro.